Doran dovrà affrontare quella che si preannuncia la sfida, la battaglia finale, e sarà veramente ardua. Però è stato veramente un piacere per me che Doran abbia voluto affidarci forse uno tra gli episodi più importanti, perché al momento è quello che sembra andare a chiudere quella che è questa appunto saga, perché abbiamo potuto davvero esprimerci al meglio dal punto di vista artistico con le coreografie che sono state proposte. Il mio personaggio è un cattivo sicuramente, è un ostacolo che Doran deve superare per arrivare al suo obiettivo finale. Aspetto di divertirmi sicuramente e non vedo l'ora di cominciare. Anni di stuntman, dopo ho iniziato a insegnare ginnastica, parkour, acrobatica e ho fondato l'Accademia. Molto importante la parte di preparazione mentale, diciamo i punti più importanti, conoscenza del noi stessi per un stuntman, deve controllare l'azione perfettamente, non può azzardare di adesso sì, devo lanciarmi e non lo so cosa succederà. Il mio ruolo è insegnare espressività corporea e recitazione, perché lo stuntman moderno non è solo un bravo cascatore, un bravo interprete di azioni sceniche, ma deve sapere interpretare un ruolo. Una crescita attoriale deve avvenire con una crescita personale. Quindi non puoi andare a interpretare dei ruoli se prima non ti conosci, anche perché non sai quali sono i tuoi limiti. Mi occupo del rigging, mi piace trovare soluzioni per creare qualche effetto speciale e soprattutto ci tengo a essere sempre presente per la sicurezza dei miei ragazzi della scuola. Sono qua a fare lo stunt double di Doran. A differenza dello stunt performer, è colui che fa gli stunt al posto di un attore protagonista. Per me è al contempo una passione e anche un lavoro. È la prima volta che faccio questo tipo di esperienza, è un'esperienza bellissima, un'esperienza magica e non vedo l'ora di vedere tutto quanto il montaggio completo. Penso che i ragazzi oggi abbiano fatto davvero un ottimo lavoro di squadra sul set e di questo sono molto soddisfatto.